Ti hanno operato al legamento a crociata anteriore e vuoi tornare in campo? In questo video parliamo dell'affidabilità dei test per capire se sei pronto a tornare in campo. Io sono Gianluca Italiano, sono un fisioterapista, almafisio.com, e oggi parliamo di legamento a crociata anteriore e di ritorno in campo. Capire quando un atleta può tornare in campo è forse una delle cose più difficili nel lavoro del fisioterapista e dell'ortopedico. Ci sono moltissime variabili da tenere in considerazione. Da una parte l'aspetto essenzialmente biologico, il tempo di formazione del nuovo legamento, il recupero muscolare a livello proprio di circonferenza e di forza, ma anche aspetti come la paura, la sicurezza in se stessi, la propriocezione e il controllo. Per questo motivo negli ultimi anni sono venuti fuori diversi test, come il test dei salti, il test della forza, i test anche di psicologia, per capire se una persona è pronta. Sappiamo che prima dei 9 mesi è altamente sconsigliato ritornare, che se la forza della gamba, della gamba malata, non è almeno il 90% della forza della gamba sana, è meglio evitare di tornare in campo. Come sappiamo anche che uno dei fattori principali per rinfortunarsi è quello di avere paura di farlo di nuovo, quindi una parte psicologica di non aver mai superato la paura che il ginocchio ritorni a far male o a rompersi. Negli ultimi mesi, vista la grande quantità di informazioni che siamo riusciti ad accumulare, abbiamo allora cercato di capire se i test che ti facciamo fare, se il fatto che hai una forza uguale all'altra gamba, se salti come l'altra gamba, se sei sicuro di te, possano essere test affidabili per predire che tu non ti farai più male. Ci sono una notizia buona e 2 cattive. La prima notizia cattiva è che dopo 9 mesi solo il 23% delle persone raggiunge i test e li supera. Per cui ci vorrà un po' per te per ritornare a giocare. Non ti aspettare dopo 9 mesi di essere in campo perché non sarai in grado di farlo. Perché a 9 mesi potresti essere capace di tornare in campo, ma non avrai superato i test e il tuo rischio di farti di nuovo male sarà comunque alto. La notizia buona però è che chi supera i test nei 9 mesi, entro 10 mesi, ha una possibilità di reinfortunarsi sicuramente minore di chi non li supera. Il rischio si abbassa fino al 60%. La seconda notizia negativa però, e ascoltami bene, è che anche se tu passi tutti i test per la gamba malata, hai il rischio di farti male alla gamba sana del 235%. Questo è una cosa che deve farci riflettere e che deve mettere la tua attenzione anche alla gamba sana. Per cui lo studio ha dato un'informazione chiara. Puoi allenare bene la gamba malata, puoi recuperarla totalmente, puoi ritornare ad avere la forza, l'agilità di prima, ma non dimenticarti dell'altra gamba, della gamba sana, perché è molto facile o il rischio che tu possa romperti anche l'altro ginocchio è ancora alto. Lo abbiamo capito andando ad analizzare anche a livello di risonanza magnetica il cervello di chi subisce un intervento. Quando subisci un intervento e un trauma come dopo la ricostruzione del legamento crociato anteriore, rimane una cicatrice, un segno anche a livello neuronale. Quello che succede è che le abitudini, gli schemi motori, i gesti sono alterati, non tanto solo a livello fisico, ma anche a livello di immagine motoria nella tua testa e nei tuoi automatismi. Questo va a modificare non solo il modo in cui cammini, corri e salti sulla gamba malata, ma anche il modo in cui la fai sulla gamba sana. E quindi, se ci sono delle alterazioni, sei a rischio anche di farti male sulla gamba malata. Una buona riabilitazione, tienilo sempre presente, andrà ad occuparsi di entrambe le gambe in maniera del tutto omologa per evitare che tu ritorni a farti male. Buon lavoro!